volevo andare, ma sono andati gli altri. No, saluto Peppe, che è un piacere. Poi ho saputo a Milano, ma con Madre Leonore, che ma proprio non l'ho letto ancora il libro. Lo leggerò adesso, lo prendo e lo leggerò subito dopo. Io e Peppe ci siamo conosciuti nel 1987-88. Eravamo un ritiro calcistico a Canone Nuovo, spostati verso il bivio, no? Nella zona delle vacche sacre. Eravamo proprio lì. Poi lui, molto meglio di me nel giornalismo, ha seguito il cimitero delle vacche sacre, mentre io l'umore della montagna, giornalisticamente, in un certo senso. Poi ci siamo rincontrati a Reggio, perché noi uscivamo con la Riviera, io ero direttore al tempo per un breve periodo, è sempre un piacere, poi lo riprovo, ci vediamo ciclicamente in un determinato periodo. E Eleonora Aragona, che lavorava con me, mi ha parlato di questo tuo libro, Sì, è stata la mi ha mandato pure presentazione. dei Anche se pezzi, te l'ho reato, se ma mi ha mandato dei pezzi, Questione di rispetto, che poi mi riporta con la mente a una canzone di Anita Franklin che si chiamava Respect, no? E ai racconti di quelli che hanno vissuto come Mario l'estate del 70, no? Delle bionde, quando qui arrivavano inglesi, tedesche, francesi, no? Quindi c'era stata una grande illusione. E sì, ma io ricordo. nello stesso tempo c'erano le altre bionde, che erano le sigarette, da cui è nata la catastrofe. E allora la Calabria credo che abbia seguito, non so per quali motivi, quelle altre bionde. È nato tutto da lì, penso, l'aspetto moderno della bestia, no? Perché quel messaggio è arrivato male, poi siamo ai giorni d'oggi, dove qualcuno, sappiamo che alla bestia non stanno a cuore le sorti di un popolo che è in un punto di non ritorno da molto tempo e vive lì, ma dove anche altri non si sono messi dalla parte della gente che aveva bisogno di essere guidata. E anche nel caso, forse, degli appunti che mi ha mandato velocemente Eleonora, Saffioti, un signore, un galantuomo, ha lottato molto per avere l'ascolto giusto in un'opera che io ritengo non solo di tutela, ma anche missionaria. Ed è importante che Peppe, io lo leggerò proprio per questo, abbia trattato questo passaggio, che può insegnarci tante cose e farci cambiare i comportamenti. Quando ci sono degli esempi positivi, i Di cittadini. cosa si tratta, scusate? Il libro. Di un libro. Potete Questo è un accomodarvi. evento, grazie. E abbiamo bisogno di tanti Saffioti, di Mario Congiusto e di gente che ci aiuta a ritrovare forse la via che riporta alla stalla. Adesso siamo persi nel bosco che dove io e te abbiamo fatto quel famoso ritiro insieme. Grazie Peppe. Va bene, ciao. Grazie, grazie. Mi piace che abbiamo trovato pure voi due lì all'inizio, avete tutto un percorso come incenso. Prego, la parola a te perché insomma vogliamo No, io ascoltarti. vorrei, no, ma raccontarvi, parlerò ovviamente, ma io avrei voglia di dialogare con Sì, voi, questa più avevamo che intenzione, di quindi diciamo che io partiamo partirei da proprio con qualche. un dialogo, se avrete delle curiosità, chi ha già letto il libro, chi lo conosce come lo conosce tu, partiamo da quello e poi parliamo, Allora, parliamo. direi.